In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. La tua squadra ha vinto? Festeggia da New Cocatai. La tua squadra ha perso? Consolati da New Cocatai. Il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, un po' mojito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra, dello spumante. New Cocatai ha una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso. Siamo anche su Facebook. New Cocatai, se ci conosci, non ci molli più. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marche. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante e pizzeria? Potrete gustare in un'atmosfera ad altri tempi 43 tipi di pizza, con la speciale con il pasto integrale, focaccia tipo recco, farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna in via Arezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buongustai ti aspetta. Focaccia in linea Pegli in via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con l'oliva, l'uvetta di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccia in linea Pegli, aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire l'acquolina in bocca, ti aspettiamo. Attenzione, i ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Proprio la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa. Profit è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Divertimento, relax, ristoro, shopping, da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara, nessuno può offrirti di più, facilmente raggiungibile con ogni mezzo, parcheggio gratuito. Alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini, 115 negozi ti aspettano, prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno, visita il nostro sito www.fiumara.net. Migliore pizza da sport? Ma da sosta obbligata a Pegli, naturalmente. Sei a dieta, intollerante al frumento o celiaco? Da noi trovi la pizza per te, con farina integrale, di farro oppure senza glutine. Sosta obbligata a Pegli in via Parma 11 13 Rosso, telefono 010 6981 039 oppure 348 9152 500. Sosta obbligata fa anche gastronomia artigianale, organizza il catering con intrattenimento musicale per qualsiasi evento. Siamo aperti tutti i giorni dalle 17.30 alle 23, se ami la pizza non puoi non fermarti, la migliore è da sosta obbligata a Pegli. Se sei alla Fiumara non puoi perderteli, il Nocciolato, il Maron Caffè, il Casa Freddo, caffetteria Orefici al centro commerciale Fiumara, primo piano, la una tappa obbligata per i golosi, il Bauti, lo Zabba, il Monte Rosa, il Val di Non, yogurt con frutta fresca, con cereali, gianduia e tanta buona musica, tra un acquisto e l'altro fatti venire la voglia, caffetteria Orefici, il paradiso della golosità. Il giovedì sera dopo l'allenamento
Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova. In collaborazione con... Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Dilettantissimo. Tanti notizie da dare, abbiamo una in anteprima. Roberto Canepa, allenatore della Sestrese, è stato esonerato sul termine della partita persa con il Vogliasco, partita che peraltro la Sestrese ha disputato giocando un'ottima e gagliarda partita, ma ciò non è bastato a salvare la panchina al mister, che veniva dalla sconfitta anche nel recupero per 5-3 contro il Ventimiglia mercoledì scorso. Poi Matteo Scala, che ha visto la partita, ci documenterà meglio quello che è successo, come è andata. Io però vorrei ringraziare anche i nostri tecnici, Pierluigi Manfra, Fabio Brengio, Mauro Musso e Roberto Mulas, senza i quali non avremmo potuto cominciare questa trasmissione. Sono davvero un po' che stanno facendo miracoli, la crisi sta tagliando un pochino tutto, anche Telegenova, e loro stanno davvero facendo il massimo per mandarci in onda. Bene, detto questo, passiamo subito alla presentazione dei nostri ospiti. Abbiamo Matteo Scala, Giampaolo Pastorino, The Voice, direttamente da Cairo per il big match cairese Pro Imperia, poi ci racconterai com'è andata. Abbiamo il nostro Francesco Mortola, che è tornato domenica scorsa, un fatto di cronaca grave ti ha tenuto fuori dalla trasmissione. Purtroppo sì. Quest'oggi sei per fortuna con noi. Per fortuna oggi non è successo niente. Gianluca Vracci, portierone del Rapallo, abbiamo anche qualche clip che ti riguarda, qualche rigore, insomma so che sei un famoso pararigore, poi ne parleremo più completamente durante la trasmissione. La nostra Cerbaro, l'avvocato, con cui parleremo di cosa stasera? Di lesioni sportive e possibilità per i tesserati di presentare denuncia querela all'autorità giudiziaria. Quindi presentare denuncia querela all'attività giudiziaria, all'autorità giudiziaria, riguardo infortuni di gioco che sono stati fatti volontariamente in campo da giocatori che magari hanno perso il lume della ragione. Con noi Giorgia Cenni, chiamata anche Giorgia Pacchi, la quale ci darà il numero di telefono per poter interagire con noi. Ciao Claudio, buonasera a tutti, il numero come sempre 393-3309-289. Non sono Giorgia Pacchi, però intanto volevamo fare gli auguri, perché nel nostro entourage di Dilettantissimo c'è una trappetta davvero interessante di compleanni. Oggi Bruno Desole, domani Simone Maggi e martedì Marta Michelini, quindi auguri a tutti. Quindi tutti di gennaio siete voi, Tutti di gennaio. Porco cane. Andiamo subito a vedere quello che è successo in seconda categoria, grazie a Tecnocasi, tre punti di vendita, ve li ricordiamo, sono quelli di Via Bobbio 240 Rosso, Piazza Guicciardini 8 Rosso e Via Feregiano 141 Rosso. Questi tre punti vendita ci danno la possibilità di vedere quello che è successo in seconda categoria, dove il Bargagli in prima e seconda categoria, girone di, perde la testa della classifica, ma Simone Maggi ci leggerà adesso. No, Simone Maggi, Matteo Scala. Lo fa tutti i giorni. Ampi Liguria 0-0, Bargagli Mariscotti 1-4, Campi Valtorbella Multedo 0-3, Nervi Burlando 1-0, San Giovanni Vecchio Castagna 1-5, Savignone Santa Tiziana 0-4, Scoffera Salisolese 1-2, Toriglia Valle Rossa 1-0. Multedo che balza in testa la classifica e supera il Bargagli, appunto, che perde in casa 4-1 contro il Mariscotti. Nervi si tiene in zona promozione come il Torriglia, vincendo le partite 1-0 per misura entrambe le due inseguitrici. Giorgia? Appunto del Multedo, quest'oggi ha fatto il suo esordio tra i pali Franco Alinovi, che è l'estremo difensore che per 9 mesi è stato, diciamo, fuori dai campi per squalifica. Un esordio fortunato visto comunque anche il risultato. Un piede di sicuro spessore. Andiamo avanti con la seconda categoria, girone C. Il nostro Giampaolo Pastorino, che era quello che doveva leggere la classifica. Borgo Ingrociati, Figenfa 2-4, Ceppi Libraccio 1-1, Fulgor Sestri 2003 1-1, Mele Volti 2-2, Murangeli Campese 0-3, Rossidonese Polis 4-0, Valletta Canova 1-0, Fiscenova Struppa 2-3. Il terzetto che cappeggia la classifica vincono tutte e tre, 4-0 la Rossidonese, 4-2 la Figenfa e la Campese 3-0 fuori casa, quindi insomma prova di forza di tutte e tre. Dimmi, una curiosità, Borgo Incrociati sta vincendo 2-0 dopo 20 minuti contro la Figenfa, poi vero. C'è stato ribaltone nel secondo tempo. Giorgio Pacchi, andiamo a vedere che cosa? Andiamo a vedere il servizio che Marta Michelini e Simone Maggi hanno confezionato per noi, ovvero Nervi 0-7 contro il Burlando. Bene. Niente, andiamo avanti, allora andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria, girone A, andiamo a vedere con la classifica, grazie a Tecnocasi, tre punti vendita, eccolo qua. Altanese Albissola 1-2, Baia Alassio Sant'Ampeglio 4-2, Camporosso Legueglia 1-1, Millesimo Don Bosco 0-3, San Nazario Cugliano 1-1, Santo Stefano Pallare 1-1, Sassello Pietraligure 0-3, Taggia Bragno 1-1.
Il Pietro Ligure vince in trasferta contro Sassello, il big match di giornata, il Quigliano pareggia al 91esimo contro il fanalino di coda San Nazario Varazza, testa coda che poteva costar caro al Quigliano, che invece al 91esimo riesce a riportarsi in partita e quindi a mantenere a 2 i punti di vantaggio sulla seconda inseguitrice. Andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria, il girone B, il girone del sabato pomeriggio, quello genovese. Allora, girone B, mi è spiazzato perché aspettavo il D. Allora, Liberi Sestrese, Santa Maria di Taro 0-1, AGV Ronchese 1-4, da Polonia Camogli 2-2, Don Bosco Cavallette 1-1, Little Club Corniglianese 0-2, Merlino Lagaccio 0-2, San Desiderio Masone 2-0, Sant'Olcese Montoggio 2-3. Camogli che pareggia, Santa Maria che accorcia in testa la classifica, potrebbero rientrare in zona anche Corniglianese e Amicizia Lagaccio, 7 punti non sono molto, con i 3 punti a vittoria potrebbero sicuramente rientrare in zona promozione, così come il Montoggio Casella. Secondo me è un campionato che ha ancora tanto da dire. Tu Matteo cosa ne pensi? Sì, assolutamente, la frenata del Camogli riapre un pochettino i giochi, anche perché riduce le distanze dalle inseguitrici. Secondo me Camogli e Santa Maria del Taro ancora hanno una marcia in più, le altre però possono giocarsi i playoff. Rientra giustamente il Montoggio Casella, alla quale comunque la Cura Baldi ha dato quel qualcosa in più rispetto alla precedente gestione. Per ciò che riguarda invece la Ronchese, bisogna segnalare che dopo una partenza così e così ha raggiunto un pochettino di tranquillità. Noi andiamo a vedere il servizio di seconda categoria, quindi facciamo un passo indietro. Nervi 2007 che vince per 1-0 contro il Burlando. Andiamo a vedere il servizio di Simone Maggi e Marta Michele. Nella prima giornata di ritorno il Nervi incontra il Burlando al comunale di Bogliasco. Si prospetta una partita decisiva per il Nervi che tenta di raggiungere la vetta della classifica. La prima azione di gioco si materializza al quinto minuto con il Nervi in attacco. Dopo un lungo batti e ribatti davanti alla porta avversaria, Iguera prova a concludere ma l'estremo difensore ospite respinge la sfera senza troppi problemi. Minuto 28, risponde il Burlando su punizione. Il numero 10, Bigliotti, tenta di inquadrare lo specchio, ma Paglia blocca prontamente il pallone. Minuto 31, ancora il Burlando protagonista, il numero 11, Di Meo, che dopo un'azione confusa interviene tentando il tiro in porta. La palla però termina a lato del palo. Il primo tempo termina piuttosto noiosamente a reti inviolate. Grazie alle riprese di Simone Maggi, passiamo alla prima azione del secondo, che abbiamo solo al 24esimo minuto. Su rigore del Nervi, Pellicci di sinistro calcia poco convinto, negando l'intervento di Francini che respinge il pallone senza problemi. Nell'esultare per la parata del compagno scappa qualche parola di troppo a Granara che rimedia il secondo giallo venendo così allontanato. È al 28esimo minuto che il Nervi passa in vantaggio, cross di Rizza su secondo palo, mucchio in aria, becca Papa Sergio che schiaccia di testa segnando il primo gol della partita. Direttamente su un invio di palla la difesa ospite buca favorendo l'inserimento di Rizza che a tu per tu con Francini non riesce a superarlo in pallonetto grazie anche alla tempestiva uscita del numero 1 ospite. Risveglia il Burlando al 44esimo minuto di gioco. Imprecisa l'azione davanti alla porta, prova Crotti di testa ma il tiro non va a buon fine. Qui al comunale di Bogliasco una partita bruttissima, una sola emozione, un solo gol, quello del Nervi che la spunta vincendo sul finire della partita il match. In collaborazione con Forfit, Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Devi ripristinare le facciate del tuo palazzo? Ristrutturare un appartamento? Rifare un terrazzo? Non rischiare! Rivolgiti a persone specializzate nel settore. Edil Caruso SRL, serietà, competenza e cortesia al vostro servizio. Edil Caruso SRL, professionisti in costruzioni villette e restauro conservativo. Operativi a Genova e in Liguria da 3 generazioni nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Edil Caruso, via Cantore 30, interno E. L'avete mai fatto nel vagone di un treno? Ma che avete capito? Una cena! Il pub Happy Hour adesso e anche ristorante e pizzeria con pasta fresca e specialità di carne. Oppure potete scegliere una cenetta intima nel vagone ristorante. Happy Hour, tantissima buona musica e a pranzo menu fisso a 10 euro. A Genova, in via Casareggi 64 Rosso. Happy Hour, di tutto e ancora di più. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes.
Tabac, uno striptease club unico. Attenzione, i ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Proto la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa. Protet è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Books C, logistica editoriale, la più grossa organizzazione di vendita di libri scolastici in Liguria. Books C risolve tutti i problemi di fornitura per librerie e cartolibrerie specializzate nel settore. Books C a Genova Bolzaneto, in via Santuario Nostra Signora della Guardia 34, sopra Baby Pharma. Unica, inimitabile, in una parola sola, la migliore. Da noi ti devi fermare per forza. Sosta obbligata, la migliore pizza d'asporto di Genova, cotta nel forno a legna. E poi la farinata di peli, la focaccia di Recco, oltre 100 tipi di pizze consegna a domicilio. Ogni 10 pizze una in omaggio e ogni 2 pizze una bibita in regalo. Sosta obbligata Pegli in via Parma 11 13 Rosso, telefono 010 6981 039 oppure 348 9152 500. Fatti venire la colina in bocca, ti aspettiamo. Divertimento, relax, ristoro, shopping, da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara, nessuno può offrirti di più, facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Parcheggio gratuito, alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini. 115 negozi ti aspettano, prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno. Visita il nostro sito www.fiumara.net. Eurosystem, soluzioni di pulizia industriale e compressori d'aria, vendita, assistenza e noleggio di idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici, aspirapolveri. Eurosystem è concessionario Carker. Vieni a visitare il nostro showroom a Genova Bolzaneto. Eurosystem, professionalità, esperienza e competenza al vostro servizio. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova. Sostituto di Roberto Canepa, allenatore della Sestrese, potrebbe essere Mario Monteforte, Luca Monteforte, che è un per lui un ritorno a Sestri, visto che la guidò qualche anno fa, il penultimo campionato di eccellenza, prima che arrivasse Maisano, quando poi fece il salto di categoria in Serie D. Luca Monteforte, domenica prossima potrebbe esordire, se sarà lui veramente l'allenatore che sostituirà Canepa contro la sua Cairese, dico sua, tra virgolette, perché l'anno scorso Luca Monteforte guidava proprio i ragazzi di Cairo Montenotte. Andiamo avanti con la prima categoria, quindi andiamo a vedere il girone C, il girone della domenica, grazie a Tecnocasa, via Bobbio 140 Rosso, piazza Guicciardini, Otrosso, via Fregiano 141 Rosso. Andiamo a vedere quello che è successo nel girone C, dove la Genovese vince anche quest'oggi, ma vincono le prime 5 della classifica, l'unica a essere sconfitta è la goliardica Polis. Bortoli Audace Campomorone 2-3, Celleri Valorese 1-2, Genovese Fegino 3-1, Mocconesi Gogliardica Polis 3-2, Pieve Ligure Cogoleto 0-2, San Gottardo Borgo Rapallo 1-0, Sori Marassi 0-0, Via dell'Acciaio Prorecco 0-1. Le prime 5 si giocano sicuramente il campionato fino al Campomorone, ma anche il Mocconesi, che sta facendo bene, sta risalendo la china, potrebbe rientrare in zona promozione. In coda è davvero veramente non si riesce a capire chi potrebbe salvarsi e chi potrebbe retrocedere. Matteo, stamattina ho visto Genovese Fegino, ho visto un grande Fegino, tra l'altro curiosità, che ha giocato purtroppo con un terzino in porta. E ha parato anche un calcio di rigore. No. Ha parato benissimo, è passato in vantaggio il Fegino, sembrava che la Genovese non riuscisse a tornare in partita, poi l'ingresso di Luca Spattari ha letteralmente cambiato la partita, prima il gol dell'1-1, poi il calcio di rigore realizzato dalla Criscuola e infine l'assist per Leale per il gol del 3-1. Tra l'altro bisognerebbe anche, secondo me, spendere una parola per questo giocatore che ha calcato campi sicuramente importanti, lo ricordiamo, nel Chievo di Malesani, e che adesso mi risulta sia andato a giocare nella Genovese solo ed esclusivamente per la grande amicizia che ha con il presidente, che conosciamo tutti, che è l'avvocato Lemorino. Questo sicuramente è un dato importante che testimonia comunque anche la bontà di questo ragazzo, non soltanto in campo ma anche fuori. Giorgio Cigni, arrivano dei messaggi? Sì, arriva un messaggio, si specifica che i gol della vecchia Audacia Capomorone sono di Urbane, Crosse e di Parisi. E poi un messaggio che dice appunto Forza Cella, dobbiamo rimboccarci le maniche, appena recupereremo al 100% il nostro Madeo risaliremo la china.
In prima categoria, girone D, invece, è successo veramente di tutto. Andiamo a vedere i risultati delle classifiche con Giampaolo Pastorino. Arsenal Spezia Vecchio Levante 2-0, Calvarese Ceparana 0-1, Casarza Valdavete 2-0, Castelnovese San Lazzaro 3-0, Cogornese Sestieri 0-2, Don Bosco Termo Rio Maior 4-1, Facemaga Mazzetta Candor 0-0, Maro La Quassanza San Terenzina 4-1. Mazzetta Regia Mazzetta perde il Vecchio Levanto e vincono invece tutte le altre, insomma un girone anche questo qua molto combattuto, in 6 punti ci sono ben 5 squadre e ancora tutto da definire. In coda la Cogornese pare veramente distaccata e pare sicuramente una candidata alla seconda categoria. Andiamo a vedere i due servizi, Giorgia Cenni. Andiamo a vedere i due servizi che riguardano appunto la categoria. Ital Club Gimora contro la Corignanese, che è un servizio di Gianni Matteis e Simone Maggi, e poi Cella Rivarolese, Gianni Matteis e Luca Moscariello. Per la prima giornata di ritorno, prima categoria, girone B, sul campo di quarto la Corignanese cerca la vittoria per rimanere sulla scia della capolista Camogli. A cercare di sbarrare il passo è Nero Verde il Little Club Gimora, reduce dalla vittoria domenica scorsa in trasferta sul Don Bosco. Ostacolo quindi duro per gli uomini di Mister Celano. Con l'immagine riprese dal nostro operatore Jean de Matteis, andiamo a vedere. Inizio accorto da ambo le parti, in attesa che bomber in candela e carbone accendano le loro polvere da sparo. Il primo acuto del Little Club, all'ottavo minuto. Le Ferrari taglia per Paci, cross immediato del numero 7 per Scigliano, piatto raso terra, deviato in corner da Cimenti. Risponde la Corignanese al ventesimo con uno spunto personale di Ferrara, che va via sulla fascia e cross in corsa, con pallone che sfiora l'incrocio. Al 32esimo, su un pallone vagante in area nero-verde, è Carbone a impegnare Cimenti alla parata di Stinto, poi la difesa sbroglia, spazzando via lontano la sfera. In apertura di ripresa, dopo due minuti, direttamente sul corner, Guarda impegna Postiglione alla difficile deviazione, ancora in calcio d'angolo. Al 50esimo spunto personale di Scigliano, che prima si accentra e dopo scocca un fendente che a termine alto sopra la traversa. Al 70esimo l'occasione buona ce l'ha Neri, con botta del numero 4 nero verde, con Postiglione bravo a deviare in corner. Al 73esimo viene espulso per protesta il presidente del Little Club, Jesse Adamoli. Un minuto dopo, Boride dà la media distanza di Parone, ma un super Cimenta gli dice di no, deviando in angolo. Al 77esimo la Corignanese passa in vantaggio, su un lancio lungo di Neri, diretto in aria, vede Postiglione sbagliare i tempi d'uscita e Ferrara in agguato e resta ad insaccare a porta vuota. All'81esimo la Corignanese raddoppia con Ferrara, che prima vola sulla fascia e dopo aver dribblato un avversario lascia partire un vagonare assolutamente fuori dalla portata di Postiglione. Vittoria all'inglese della Corignanese, un 2-0, un 1-2 micidiale di Ferrara che conferma che la Corignanese c'è. Un avviso quindi per la capolista Camogli, la Corignanese c'è. Per contro una brutta battuta d'arresto per il Little Club, chiamata prontamente a riscatto. È tutto, a voi studio. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro, per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Il tuo partner ti tradisce, tuo figlio frequenta una strana compagnia, i ladri ti hanno svaligiato la casa, niente paura, adesso c'è chi ti può aiutare. Investigazione e sicurezza, associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali e private ma anche nel fornire sicurezza. Il tuo detective privato per arrivare dove le forze dell'ordine non possono arrivare. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338-426-5985. Investigazione e sicurezza al servizio della tua tranquillità. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marche. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare. La tua squadra ha vinto? Festeggia da New Cocktail. La tua squadra ha perso? Consolati da New Cocktail, il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, un mojito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra, dello spumante. New Cocktail ha una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso. Siamo anche su Facebook. New Cocktail, se ci conosci, non ci molli più.
Hai una Volkswagen? Affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Portala da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena e per tutto l'entroterra Valpolcevera inclusa. Autosincro è a Genova, in via Certosa 2 Rosso, traversa di via Pilla. Se ami la tua Volkswagen, portala da chi la sa curare. Autosincro, telefono 010 644 2344. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante e pizzeria? Potrete gustare in un'atmosfera ad altri tempi 43 tipi di pizza, quella speciale con impasto integrale, focaccia tipo recco, farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna in via Arezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buongustai ti aspetta. Focaccelline a Pegli in via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con l'oliva, l'uvetta di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccelline a Pegli è aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire la colina in bocca, ti aspettiamo. Shopping senza un aperitivo? Impossibile se siete alla Fiumara. Caffetteria Orefici, primo piano, cocktails nazionali e internazionali. E poi maracuja, vodka, zucchero, limone e succo d'ananas. L'aperitivo della casa da non perdere. Magari assaggiando i delicati stuzzichini, pizza, affettati, focaccia al formaggio e tanta musica. Caffetteria Orefici alla Fiumara, la vostra tappa obbligata. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Easy Play ti aspetta in via Canevari 284 Rosso. Il girone di ritorno in prima categoria ci si apre con una gara fondamentale per la Cella che, nonostante il pareggio in rimonta di settimana scorsa con il San Gottardo, complice la vittoria del Pieve sulla Prodeco, si ritrova ultima in classifica. Ma altrettanto fondamentale questa gara per la Rivarolese che all'andata si salvò solamente allo scoccare del gong con il pari di piedi. Gli avvoltoi di mister Ligi Barboni arrivano da 3 successi consecutivi. È un inserimento di Pagano imbeccato da Piero Malli a rischiare di cambiare da subito l'inerzia del match quando i minuti sul cronometro sono 5. Inerzia che cambia 2 minuti dopo, ma a parti invertite. Lungo rilancio di Testore che spiova in aria, scivola Federico Garaventa che spiana la strada a Cocuzza, pallonetto su Gialdini in uscita ed è 1-0 per gli avvoltoi. 3 minuti dopo Obretti raccoglie una rimessa dall'auto di destra e incrocia sul secondo palo. Gialdini tocca ma non basta. È raddoppio rampo rivarolese quando i minuti sono solamente 10. La fiera delle disattenzioni difensive prosegue perché Agen veste i panni del romanista One e serve sul piatto d'argento la palla per accorciare le distanze. Gattulli ringrazia assegnando la prima rete in maglia giallo-blu e fa 2-1. La rete sveglia i padroni di casa che 10 minuti dopo al 19° sfiorano il pari con l'assolo di Madeo, il cui destro incrociato va vicinissimo al bersaglio grosso. Le difese a maglie larghissime favoriscono i continui ribaltamenti di fronte, come al 32°, quando l'inserimento di Marongio si spegne sulla respinta di Gialdini. La Cella alza il ritmo, al 43°, il contratto Agen d'Istria viene punito dalla direttrice di gara Muzio di Chiavari con il cartellino giallo per il centrocampista della Cella. La ripresa filmata da Gian De Matteis e montata da Tiziana Furfaro si apre con Matteo liberato da Fabio Garaventa, Lucchetti salva con i piedi. Un'ingenuità di d'Istria già ammonito al 17° costa l'inferiorità numerica alla Cella che 4 minuti dopo al 21° sfiora il pari. Salvetti perde ingenuamente palla al vantaggio di Madeo, il suo cross è appena lungo per la spaccata di Gattulli. Pochi istanti dopo dalla distanza imperiale prova a sorprendere Lucchetti che alza sopra la traversa. È ancora prontissimo l'ex numero 1 del Serraricò sulla punizione diretta al 7 dello specialista Fabio Garaventa. In una fase in cui la Cella, nonostante l'inferiorità numerica, mette in seria difficoltà la Rivarolese, gli avvoltoi sfiorano la rete che chiuderebbe la gara con un pasticcio di Gialdini che spalanca la porta ad Obretti che però fallisce la palla del match. Palla del match che si ripresenta per la seconda volta al 44°, la punizione di Papillo da posizione angolatissima passa ad un niente dall'incrocio dei pali. All'ultimo minuto di recupero il destro di Di Milta vede Gialdini pronto ad allungarsi in corner. Non senza
senza difficoltà, nonostante la superiorità numerica per un'abbondante mezz'ora della ripresa, la Rivarolese si sbarazza della cella. Pur priva di uomini del calibro di Viedi, Carrubba, Cocumi, Minnelli e Albanese, la Rivarolese scopre il talento di Obretti nella corsa contro Genovese, Cogoleto e San Gottardo. Eccoci rientrati in studio con Tecnocasa, abbiamo contattato i dirigenti della Sestrese. Non ci hanno smentito che di aver contattato Monteforte, ma ci hanno detto che non è sicuro che sarà lui il prossimo allenatore della Sestrese. Quindi Monteforte probabilmente è stato contattato, ma non è certo che sarà lui il prossimo allenatore della Sestrese. Andiamo a vedere quello che c'è. Però la notizia come? Di Canepa. La notizia di Canepa, dell'esonero di Canepa, è stata confermata. Quindi l'esonero di Canepa della Sestrese confermato, per il futuro è da vedere. Il comunicato stampa della Sestrese è arrivato in questo momento, quindi noi lo ufficializziamo. Andiamo a vedere in promozione quello che è successo, grazie a Tecnocasi, punti vendita, ve li ricordiamo, via Bobbio 240 Rosso. Andiamo a vedere subito cosa è successo. Argentina Bolzanetese 1-1, Golfo Dianese Serraricò 1-1, Imperia Carcarese 0-0, San Pierderanese Andorra 3-1, San Cipriano Paese 1-2, Parazze Pegliese 5-3, Virtus Sestri finale 0-2, Voltrese Ceriale 1-2. In testa cambia il capo della classifica, la Ceriale scavalca l'Imperia, l'Andorra perde anche quest'oggi, due sconfitte consecutive e lasciano un pochino indietro l'Andorra, finale recupera a 26 punti, il Serraricò a 25. Può sicuramente reinserirsi per la lotta al primato, nonostante il pareggio di quest'oggi 1-1 contro la Golfo Dianese. In coda, partita che è stata un pochino disturbata, dicevano, dalla Varazze Pegliese 5-3, c'è stato un arbitraggio a dire sia della Pegliese che del Varazze inefficiente, inadeguato. Andiamo a vedere invece quello che è successo in promozione Girone B. Borgoratti Canaletto 1-4, Campomorone Castelletto 2-1, Ligorna Colle di Luni 1-1, Magrazzurri Baiardo 2-1, Malassana Athletic 0-1, Ortonovo Culpolis 1-1, Real Valdivara San Margheritese 1-0, Taros Focevaro 2-1. Pareggia la Culpolis, vince l'Athletic, il Campomorone, il Borgoratti crolla in casa 4-1 contro il Canaletto, la San Margheritese perde nel finale contro il Real Valdivara anche per un rigore. Il Castelletto passato in vantaggio per 1-0, vede rimontarsi dal Campomorone il 2-1, da dire che il Castelletto giocava col lutto al braccio per la morte prematura del papà di Hernandez, il giocatore del Castelletto, al quale noi facciamo le nostre più sentite condoglianze a Hernandez, giocatore del Castelletto. Andiamo a fare due chiacchiere con Matteo di questo campionato, sia del Girone A che del Girone B. Ma intanto nel Girone B bisogna fare i complimenti all'Alvaro, perché comunque è la vera rivelazione di questo campionato. Oggettivamente i 29 punti sono una sorpresa e bisogna fare i complimenti a Michele Oliva per il lavoro svolto. Poi io personalmente volevo fare complimenti a Rizquai Edris, che quest'oggi ci ha salvato da un'eventuale sconfitta in quel di Ortonovo, e a tutti i ragazzi che anche oggi, privi di tre titolari, sono usciti indenni da un campo spezzino, più 9 alla 16ª, veramente bisogna fare i complimenti a tutti e credo che siano numeri importanti e bisogna continuare così. Per ciò che riguarda invece l'altro girone, fa specie la sconfitta del San Cipriano contro la Praese nello scontro diretto, e poi mi dicono che tra Varazze e Pegliese c'è stato un arbitro un pochettino sopra le righe, questo è quello che mi hanno detto, che da una parte e dall'altra ha condizionato una gara assolutamente importante per la zona retrocessione. In vetta Imperia, Ceriale, l'Imperia secondo me più pronta per vincere, Ceriale forse più sorpresa, giovane, sta facendo davvero bene. Però a questo punto Ceriale ci crede davvero, l'Andorra nel nostro l'Andorra purtroppo ha perso due partite consecutive, però avrà modo di rifarsi. E invece con Anna, dimmi Giorgia. No, volevo solamente dire che sicuramente la seconda posizione in classifica dell'Athletic dimostra un girone d'andata ineccepibile, ma oggi Mister Oliva, dopo la partita ai nostri microfoni, ha confermato il fatto che loro puntano alla salvezza e quindi è prematuro parlare di qualsiasi playoff o altro. Anna Cerdara, allora abbiamo detto in via di trasmissione che quando un giocatore subisce un infortunio grave, volontario, si può ricorrere anche, innanzitutto bisogna chiedere alla federazione di poter agire contro queste persone e poi cosa succede?
Allora, è molto importante ricordare che tutti i tesserati sono soggetti al cosiddetto vincolo di giustizia, per cui, come giustamente diceva Claudio, bisogna chiedere l'autorizzazione al Consiglio federale per poter adire gli organi di giustizia ordinaria, perché contrariamente sono sempre competenti gli organi della giustizia sportiva, questo sia per quanto riguarda le questioni disciplinari che per quanto riguarda gli arbitrati per le questioni economiche. Una volta che si è chiesta l'autorizzazione al Consiglio federale, facendo presente di rispondere con sollecitudine ad esempio nei casi di denuncia querela per lesioni per poter rientrare nei 3 mesi per la proposizione della querela, a quel punto bisogna valutare l'episodio per come si è svolto, perché il calcio è uno di quegli sport che è uno di quegli sport che viene qualificato come a violenza eventuale, per cui il tesserato accetta in qualche modo il rischio di poter riportare dei danni, delle lesioni nel momento in cui l'altro tesserato con cui si scontra rispetta però le norme dell'ordinamento. Se però in un cosiddetto fallo assassino, possiamo chiamarlo così, un tesserato tiene una condotta estremamente antigiuridica violenta, eccessivamente violenta per il momento della gara, pensiamo ad esempio ai primi 10 minuti di gara 0-0, un tesserato a gioco fermo oppure a palla lontana si rivolge contro un altro tesserato e gli provoca delle lesioni, a quel punto ci sono i presupposti per agire penalmente. E in quel caso, una volta presentata la denuncia querela e instaurato il procedimento penale, il tesserato che ha subito le lesioni si potrà anche costituire parte civile per ottenere il risarcimento del danno. Che ho tirato con almeno 15-25 anni. Su tutti ti ricordiamo il caso Ferrigno Bertolotti, sì. Quando quel pugno... C'è stata l'autorizzazione, se non ci sarebbe stata, come diceva lei, la violazione della clausola compromissoria, e poi a quel punto lì il giocatore ha pagato sia in sede sportiva civile che in sede penale. Devo vedere il nostro servizio poi con Braccio per una clip che riguarda, insomma, so che giochi con la maglia del Napoli, abbiamo tante curiosità che tu non sai che noi sappiamo, ma andiamo a vedere i due servizi di promozione. Stefano De Palma, se Paolo Caprino non segue il Campomorone Castelletto, e invece insieme ad Enrico Figos abbiamo visto Molassana Athletic. Campomorone e Castelletto hanno chiuso il campionato d'andata raccogliendo un solo punto. Oggi al Grondona di Ponte Decimo, padrone di casa, alla ricerca di punti importanti per le zone alte contro l'ultima della classe. Un minuto di silenzio in onore del papà di Hernandez, recentemente scomparso. Nono minuto, punizione per i locali. De Lucia, oggi recuperato in estremis, si mette in mezzo. Bartalini prova la girata di testa, ma Balma, distinto, alza in corner. Al 18esimo ancora il numero 10 locale protagonista, sbaglia le misure, passano 2 minuti, De Lucia si libera di 2 avversari e prova, ma la palla termina sul fondo. Il Castelletto non resta a guardare, occasionissimo al 24esimo, ma l'incornata di Midoro è di facile intuizione. 32esimo punizione dal limite, Zanforlin alla battuta, sfera che termina tra le braccia di Canciani. Come spesso accade quando in campo regna equilibrio e correttezza, ci pensano arbitro e suoi collaboratori a spezzarli. Al 34esimo viene assegnato il rigore per un dubbio fallo di mano di Lezziero, che Alfarone realizza e va a abbracciare il suo mister. Replay pieno di interrogativi. Si vanno gli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio grazie alle immagini di Paolo Caprino. Passiamo al secondo tempo. Bisogna attendere il 19esimo per il primo tentativo a rete. Il neo entrato Pietra Perza non impensierisce Canciani. 23esimo, padroni di casa in avanti, in 2 tempi sventa il pericolo numero 1 del Solferino. A seguire Rizzo a terra, in aria nemica, Scalfarone estrae il giallo per simulazione e fa esplodere le risate tra il pubblico presente. Al 26esimo continuano le comiche e ritorna la parità in campo grazie a questo rigore ancora per fallo di mano trasformato da De Lucia. 33esimo, mister Pirovano inserisce Valenza al posto di Rogerone, che subito ha l'occasione di portare i suoi in vantaggio, ma la sua incornata viene bloccata da Balma. 37esimo, Canciani si supera in un doppio assalto alla sua porta, prima sul tentativo di Ferrando, salva con la punta del piede e subito dopo miracoloso intervento sul colpo di testa di Lezziero. È il 40esimo, palla che sfila sul primo palo, Matarozzo non ne approfitta. Gol sbagliato, gol subito, deliziosa offensiva del Campomorone, il colpo di tacco del solito De Lucia che Bartolini trasforma con un preciso rasoterra. La partita termina così 2-1 per il Campomorone. Ce l'hanno confermato anche i due mister durante le interviste che vedrete domani sera, e la partita è stata sicuramente compromessa da un arbitraggio un po' così, diciamo. In collaborazione
collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Sospetti che la tua badante non sia onesta? Sei titolare di un'azienda e pensi che i tuoi dipendenti siano assenteisti? Ora è la risposta ai tuoi problemi. Investigazione e sicurezza, associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali e private, ma anche nel fornire sistemi di videosorveglianza discreta e globale. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338-426-5985. Investigazione e sicurezza, al servizio della tua tranquillità. La tua auto ha bisogno di un lifting? Vieni dall'officina e carrozzeria Limonda. Troverai diagnosi computerizzata, ricarica condizionatori, sostituzione pneumatici, collaudo e bollino blu, sistema tintometrico di ultima generazione, verniciatura a forno, assistenza legale, gestione sinistri, soccorso stradale e auto sostitutiva con servizio ritiro consegna a domicilio. Se vuoi il meglio per la tua auto o moto di qualsiasi marca, non confonderti. Officina Carrozzeria Limonda, autorizzata Ford, in via Caffa 43 Rosso. Un servizio per te. Arcadia, da oltre 10 anni, realizza impianti sportivi con il sistema chiave in mano, occupandosi di tutte le fasi costruttive. È specializzata nella fornitura in opera di pavimentazioni sportive certificate da tutte le federazioni. Realizza inoltre coperture in legno lamellare semplici o con fotovoltaico integrato. I campi da calcio in erba sintetica realizzati da Arcadia prevedono l'utilizzo di prodotti omologati FIFA 2 stelle, garantendone la prestazionalità con polizze ventennali. Arcadia, Arcadia, costruzioni sportive. Immagina un posto dove trovare le più moderne soluzioni per il tuo bagno, la tua cucina, il giardino e tutta la tua casa. Smetti di sognare e vieni da Centro Bagni e Cucine. Troverai le idee più moderne per arredare la tua casa come piace a te. La miglior qualità al miglior prezzo. Siamo in Viarino Mandoli 127N, a pochissimi passi dallo stadio. Ampio parcheggio. Professionalità e cortesia vi aspettano qui alla Centro Bagni e Cucine. Vi aspetto. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Easy Play ti aspetta in via Canevari 284 Rosso. La prima giornata del girone di ritorno di promozione B offre subito l'interessante sfida tra Molassano e Athletic. Nella partita di andata, che terminò con un pareggio ad occhiali, il percorso della formazione ospite è stato eccellente e la prova tangibile nella terza posizione in graduatoria. 3 punti importanti in palio quest'oggi anche per la truppa di Mister Baldi, che li consoliderebbe in una posizione più sicura di centroclassifica. Dopo pochi minuti, ottima occasione per i padroni di casa, Cotogna al limite dell'area si trova tra i piedi, una buona palla ma il tiro non va a segno. Sul capovolgimento di fronte Pagano pennella per Capitano Amedeo che di testa sfiora la traversa. Il Molassana cerca il pressing in area avversaria, Verducci ci prova ma nessuna minaccia per l'ex compagno Pitaluga. Al minuto 21 arriva l'azione che determina le sorti del match. Croveto viene atterrato in area da Magalotti, un'ingenuità che costa caro il rosso-blu. Germinale non ha dubbi e decreta il calcio di rigore. Si porta sul dischetto Capitano Amerio che dagli 11 metri non perdona Caffieri e va a segno per la 10ª marcatura stagionale che lo consolida in vetta alla classifica marcatori. Molassana 0 Atletico 1, gli animi si scaldano e il primo tempo prosegue tra episodi di nervosismo generale. Da questo momento più Molassana, la mezz'ora occasione per i padroni di casa, Cotugno per Rossetti che da pochi passi tira, ma la sua conclusione sfiora il palo. È ancora il Molassano in bassi d'azione su azioni in area giallo-verde, ma le conclusioni sono inconsistenti. Prima Puggioni da limite spara alto, poi il diagonale di Fuliano, scattato sulla fascia, supera di poco la traversa. Le riprese di Enrico Figo si proiettano al secondo tempo. Dopo 3 minuti, brivido per i locali. Bravo Magalotti a tenere palla, Fuliano cross in area, ma né Verducci né Rossetti riescono a trovare il tappin vincente. Ancora pochi minuti e sono sempre rosso-blu più propositivi in fase offensiva. Questa volta ci prova Burdo, ma la presa sicura di Pitaluga allontana qualsiasi minaccia. L'Athletic si vede quasi al 75esimo con il tiro di Marrale. Il match giocato per lo più a centrocampo prosegue fino al 36esimo quando da punizione battuta dallo specialista Puggioni vola Lazzari e schiaccia la sfera nell'angolino dove solo un espertissimo Pitaluga può arrivare. Si riparte dal calcio piazzato di Martini che disegna la perfetta traiettoria a girare. Cotugno non coglie nulla di fatto. Incredibile quello che succede al 41esimo quando un'azione concitata spinge De Luca praticamente in porta, ma la difesa gialloverde è ineccepibile e sventa sul filo della riga di porta. I rossoblu non si disperano perché l'azione non sarebbe comunque valsa al pareggio perché per il primo assistente si tratta di offside. Grazie ad un rigore capitalizzato da Amerio, l'Athletic porta a casa 3 punti importantissimi che gli permettono di raggiungere la seconda posizione in classifica. Nulla da recriminare però agli uomini di mister Gianni Baldi che ha tentato fino alla fine di agguantare il pareggio.
Nonostante il caldo torrido di quest'oggi, Giorgia segna sempre freddo, visto che eri... Direi di sì, oggi però non mi lamento più di tanto. Siamo a gennaio. Arrivano i messaggi, Gio? Sì, intanto Claudio, ci chiedono quando si svolgeranno i funerali del papà di Hernandez. Il papà di Hernandez, i funerali ci saranno domani in via Balbi, nella chiesa a metà di via Balbi, alle 8.45 domani mattina. Chi volesse partecipare per rendere omaggio al papà di Hernandez può recarsi domani in via Balbi, nella chiesa che si trova a metà della di via Balbi, domani mattina alle 8.45. Andiamo avanti con la nostra trasmissione e andiamo a vedere quello che è successo in eccellenza, grazie a Tecnocasa, i tre punti di vendita, ve li ricordiamo, via Bobbio 240 Rosso, piazza Concerdini 8 Rosso e via Fereggiano 141 Rosso. Bogliasco, Sestrese 2-1, Cairese Pro Imperia 2-0, Fezzonese Fontanabuona 2-0, Frappallo Lanesi 2-2, Sestri Levante Busalla 3-0, Vado Riva Samba 0-0, Valesturla Veloce 2-0, Ventimiglia Ponte Decimo 0-2. Vince la Cairese, vince la Fezzonese, vince il Bogliasco, perde la Pro Imperia, ma vince il Ponte Decimo che va a espugnare il campo di Ventimiglia con un 2-0 perentorio, sbagliando anche un calcio di rigore con San Giuliano. La squadra di Fresa sta facendo bene, qualche tempo fa avevamo detto che poteva essere la vera mina vagante di questo campionato, in effetti sta rispettando quello che noi abbiamo pronosticato, solitamente non ne azzecchiamo una, in questo caso abbiamo più. Occhio, non offende Nostradamus, perché sennò qua poi la fine... Giù il cappello di fronte a Stefano Fresa, che anche quest'anno sta facendo un altro campionato. Si sta facendo un altro bel campionato. Come detto precedentemente, la Sestrese esonera Canepa, tanti papabili sulla panchina, verde stellata, probabile Luca Monteforte, un ritorno. Parliamo un po' con Gianluca Bracci. Gianluca Bracci, tu giochi nel Rapallo, hai parato diversi rigori, quest'anno 2 su 4, sì. 2 e mezzo, perché uno l'hai toccato domenica sì, scorsa. Uno l'ho preso oggi. Uno l'hai preso oggi. Giglio, è stato letale. Beh, niente, un po' di fortuna ci vuole anche secondo me nel calcio di rigore, anche perché... Ma tu studi? Studi gli attaccanti? Io cerco di stare fermo sino all'ultimo e poi guardare la posizione del corpo con cui si mettono sul pallone. Mm-hmm. Tante volte il destro tende a incrociare comunque l'interno, quindi comunque cerco di stare sempre fermo, perché l'attaccante secondo me... in difficoltà. Ma quando tu poi parti sapendo già avendo già battezzato l'angolo oppure guardi il piede? No, sto fermo, poi come ti ho detto, seguo la posizione del corpo, come apre il piede, come si mette. Da oggi che ha svelato tutti i suoi segreti non parerà più un rigore. Sì, stavo fermo, rimango fermo. No, però qual è il momento in cui parti? Cioè, appena mette il piede a fianco alla palla. Lui è neanche alto, poi ha un attimo prima che venga la palla venga colpita. L'attimo che si ferma lui sul pallone. Ok, parti. È difficile prendere quel tempo lì. Sì, no, ma infatti quello che dice. Vittardo magari non ci arrivi come domenica scorsa che l'ho toccata perché sono partito un secondo dopo. Comunque la scelta del momento è quella. Sì, proprio. Perché giochi con la maglia del Napoli? Gioco con la maglia del Napoli perché mio padre è un grande tifoso, è andato giù per le feste a trovare i parenti, ma si è sbagliato. La maglia originale del Napoli? Maglia originale, sia in casa che in trasferta. Io comunque anch'io ho coltivato un po' questa passione, perché tutte le domeniche sono a guardare il Napoli con mio padre, quindi mi fa piacere anche per lui. Arrivano dei messaggi, Gio. Tantissimi messaggi per Gianluca. Innanzitutto, sei bravissimo, sei il numero uno, ma davvero non giocare con la maglia del Napoli perché sei inguardabile. Sei inguardabile. E poi, appunto, tante lodi sia per lui che per Boggiano, quindi questo Rapallo che ha dei giocatori davvero di livello. Boggiano che anche quest'oggi è andato a segno. E sei un grande uomo e un grande giocatore. Tutta Rapallo ti ama. Grazie, questi messaggi per te. Tu conosci abbastanza bene Bracci, Giampaolo. Sì, molto bene. Devo dire che... Era un tuo allievo? No, non ero mio allievo, però ha fatto la mia scuola e anche a scuola devo dire che era un ragazzo molto diligente. La gente magari fa intendere, tu non hai l'età di Bracci che te li porti male. Aspetta, se l'hai studiata finora per cercare di farlo capire così, adesso gliela smonti subito, no? Capito? No, devo dire che... La scuola di portieri non imparare i rigori. È veramente un ragazzo a modo, diciamo, sia dentro il campo che fuori del campo e è molto ben visto da tanta gente, questo gli fa sicuramente onore. Oggi il Rapallo perdeva 2-0, avete rimontato... 1-0, mi rimonta. Sempre 1-0 sotto, 1-1, 2-1 loro con giro sui gol e poi Boggiano anche lui dagli 11 metri. Ci sta un po' stretto perché abbiamo creato veramente tanto, abbiamo stati arrivati 5-6 volte davanti al portiere, abbiamo tirato i rimpalli, i pali,
Dopo il calcio è così, però... Adesso hai già visto praticamente tutte le squadre del campionato di eccellenza. Qual è quella che ti ha impressionato di più? Indubbiamente la squadra di Bienzi, la Caivese, secondo me c'ha qualcosa in più di tutte le altre. Infatti la classifica rispecchia un po' quello che ho visto, sì, in generale. Però secondo me la Caivese è... E la Luanesi invece, che con questi due nuovi acquisti davanti? La Luanesi, secondo me, è una bella squadra e usciva presto dalla zona di sì, perché con De Vecchi, Cattavico e Giglio, secondo me può fare bene adesso. Infatti ha fatto 3 partite, 7 punti, mi sembra. Sì. 2 vittorie in pareggio. Deve recuperare una partita contro Busalla. Deve recuperare il mercoledì con Busalla, quindi... Busalla che oggi è caduto clamorosamente a Sesti Levante per 3-0, insomma, anche... Bruzzone potrebbe rischiare, mi dicevi inizio trasmissione, Matteo. Ma sono voci, io ti dico la verità, oggi avevo sentito di cane qua così e poi è successo. Io sinceramente mercoledì sendo ci recupero, sì, sicuramente si starà toccando. Sono le voci che girano sui campi, anche oggi avevo sentito questa cosa qua che poi puntualmente è stata confermata, poi magari ne parleremo. No, di Bruzzone girano queste voci quando gli allenatori comunque non fanno risultati, le voci... sono quelle. È evidente che con la parte di mercoledì probabilmente ci saranno altre chance su questo. Giorgio, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere Bogliasco contro la Sestrese, che è un servizio di Simone Maggi e Gian De Matteis, e poi Carese Pro Imperia, confezionato per noi da Gianpaolo Pastorino e Bruno Desole. Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio dal comunale di Bogliasco, gara importantissima questa per la prima di ritorno del campionato, naturalmente di eccellenza, tra il Bogliasco, padrone di casa, e la Sestrese. Una gara sicuramente un ultimatum per entrambe le squadre. Accanto a me, per il commento tecnico, il prestigioso aiuto di Mattia Scarpa. Ciao Simone, buon pomeriggio a tutti. In area, la Sestrese è tutta in area di rigore, ci sono fatte per Luca Rosati, ecco il cross sul secondo palo, dove c'è Coppola che mette al centro e poi il gol da parte del numero 3, Zunino, che porta in vantaggio il Bogliasco alla prima grande occasione, doppia sponda aerea di testa, sembrava un'azione da calcio a 5, anzi da beach soccer questa. Attenzione però, perché c'è Matteo Rossi in posizione regolare, punta al fondo, c'è la sovrapposizione, rientra Matteo Rossi, scarica per il gol da parte di Santo, che trova la rete, anzi non è Di Santo, è Trivino a realizzare. Trivino quindi porta sul 2-0, cinico davvero il Bogliasco, che ha la seconda occasione, trova il secondo gol, ma davvero bella l'azione da parte di Matteo Rossi. Calcerà dalla bandierina proprio il numero 3, c'è grande mucchio in area, ecco la palla sul primo palo, saltano in due e poi la papera di Di Barbaro, a cui sfugge la palla dalle mani e finisce in rete, quindi gara che si riapre quando è circa la mezz'ora di gioco. Non sappiamo neanche a che attribuire il gol, Matteo, forse è un'autorete di Di Barbaro. Secondo me l'ha anticipato Fiorito, io ho questa sensazione. Consiglieri che calcia lungo a cercare Fiorito in posizione regolare, Fiorito vince il duello con Coppola, c'è l'intervento di Di Barbaro, questo qua è rigore clamoroso. Il direttore di gara non accorda la massima punizione, ma questo ci è sembrato assolutamente rigore. Assolutamente sì, questo era calcio di rigore, è stato bravissimo Fiorito a uscire tra i due difensori, ha anticipato Di Barbaro, forse ha accentuato un po' la caduta, però il portiere è uscito assolutamente fuori tempo. Quindi si viene anticipato da Turone, lottano poi a centrocampo Sighieri e Romano, il numero incredibile da parte di Romano, arriva al limite dell'area, prova la conclusione, spera che termina fuori di poco, ma che giocatore è questo Romano. Ma ritmi altissimi in questa ripresa, che adesso col suggerimento di Zunino per Di Santo in area di rigore, punta Rovetta, Di Santo la mette al centro per Trivino, il miracolo di Rovetta, la palla rimane viva, ancora Di Santo e ancora il miracolo di Rovetta, ma tutto fermo per la segnalazione di fuorigioco. Attenzione però, perché Zunino ha campo nella sua fascia di competenza, crossa morbido sul secondo palo dove entra Romano, poi la palla per Matteo Rossi che con una zampata non riesce a centrare lo specchio, ma grande occasione. Forse la prima conclusione a rete da Matteo Rossi, poteva subito far male. Il numero 2 punta per via centrale, entra in area di rigore, scarica per Matteo Rossi, bellissimo da Manuele del calcio, il triangolo, il tiro di Sugrenti e la parata di Rovetta. Grande mucchio in area, una decina di giocatori dentro, parte Pastorino, calcio direttamente in porta, traiettoria deviata dalla barriera, grande intervento di Ruben Rovetta che tiene ancora una volta a galla i suoi. Torinesimo cross in area, c'è Matteo Rossi con la testa e il miracolo ancora di Ruben Rovetta. Di Santo che lascia il campo non molto contento della sostituzione. Pastorino che però riesce a anticipare, serve Matteo Rossi che ha un po' di campo, rientra sul destro, Matteo Rossi e si mangia un gol clamoroso in verticale per Novelli che entra in area davanti a Rovetta e coi piedi ancora una volta tiene a galla i suoi. Rovetta che
siamo in 3 contro 2 praticamente, c'è solo da questa parte Corallo che viene servito, si addomestica la sfera sul sinistro, la mette al centro, ancora per Cecchini che spreca il match point, quindi Bogliasco che si rifà in seconda posizione e che quindi può puntare di nuovo la Cairese. Da Bogliasco è tutto, a voi studio. Amici di Dilettantissimo, splende il sole a Cairo Montenotte per la super sfida di eccellenza tra la Cairese capolista, la seconda in classifica, la Pro Imperia, staccata di 5 punti. Ancora Dini finta in primo momento, anzi Fagioni il traversone che arriva troppo lungo, Iliante si salva in calcio d'angolo. Pallone che viene spedito nel mucchio, l'uscita di Iliante, il pallone che è finito in rete, c'è stato un autogol, forse dello stesso Iliante. Sta di fatto che la Cairese dopo 19 minuti è passato nel vantaggio, la Cairese ancora in avanti, le finte di Andrea Fagion, mette questo traversone in mezzo, Chiarlone, Cristiano Chiarlone si trova per l'ennesima volta puntuale all'appuntamento col gol, e questo è il gol dell'ex, il gol del capitano che fa impazzire le tribune del Lionello Rizzo. Il colpo di tacco verso Lamberti, finisce a terra Lamberti e poi cade Nazzi, ha sparato sul fondo, le proteste vivaci dei giocatori della Pro Imperia. Attenzione a Gorretta, siamo al limite, il pallone da questa parte, gridi di testa, è ancora Cairese, regolare la posizione di Fagion che mette di nuovo in mezzo col sinistro, c'è arrivato di testa Alessi. Solo un uomo in barriera della Cairese, la battuta di Cadenazzi dentro l'area, c'è un colpo di testa e poi la palla, la mischia, di nuovo nell'area di rigore della Cairese, attenzione lì davanti a Binello, Ambrosini, pallone al limite dell'area di rigore, Lamberti l'ha fatto filtrare per Di Mario, siamo dentro l'area di rigore, Binello, poi interviene ancora Fagion dentro l'area, cerca di incunearsi, la conclusione in avanti per l'incursione di Fagion che si può presentare dentro l'area di rigore, la conclusione insegue dall'altra parte, il pallone torna, insiste Gorretta che va a puntare Dini, eccolo il traversone sul secondo palo, sta per intervenire Di Mario col pallone di questa partita battuta dentro l'area di rigore, colpo di testa, c'è ancora Binello, Fagion che si invola, vince il rimpallo Fagion solo davanti al portiere, viene rimontato da Gridi, Fagion e il miracolo, arriva il triplice fischio, primo tempo dunque di netta marca Cairese che ha chiuso la prima frazione in vantaggio di 2-0, poi la Pro Imperia nel secondo tempo ha cercato di riaprire la gara ma è continuamente sbattuta contro il muro della difesa giallo-blu. Giorgio Cenni, allora abbiamo dei messaggi che riguardano Cairo Montenotte, è cambiato l'organigramma? Esattamente, l'allenatore Benzi, Franco Pizzorno il direttore sportivo e Alessandro Baccini il team manager, questo per quanto riguarda l'organigramma della Cairese. Matteo, ti sei alzato di colpo, come è successo? Sì, avevo sentito la notizia che Cane parischiava e se mi dai 30 secondi, poi è stata confermata quella dell'esonero, posso dire che secondo me oggi si è giocata una partita contro una squadra dove probabilmente, io credo che la Cairese sia la squadra che spende meno in tutto il campionato di eccellenza, l'allenatore sta facendo fino adesso un miracolo, e paga lui per tutti, ma credo che bisognerebbe comprare dei giocatori, non cambiare degli allenatori. La notizia è vera e probabilmente verrà molto forte che batterà la Cairese. Probabilmente un rigore per l'assistenza, ma ce n'era anche uno. Eccolo qua, Matteo Messi alza e lascia. Sì, perché io queste cose qua, cioè, quando tu leggi, no, perché quando tu leggi le formazioni e vedi la formazione dell'assistenza, la formazione del Bogliasco. Parliamo di quella 2-1, onestamente. C'era un calcio di rigore per l'assistenza e probabilmente ce n'era anche uno per la Pro Imperia. Arrivano dei messaggi riguardo sì, questo episodio? Arrivano tantissimi messaggi riguardo appunto l'esonero di Mister Canepa, tanti messaggi di solidarietà, uno in particolare, purtroppo nel calcio pagano sempre troppo buono. E questo è firmato Bolla. Bene, questo campionato, allora tu mi dicevi che ristacchia un pochino i valori che ci sono sulla classifica. Chi potrebbe rientrare nella corsa al primato, secondo te, Bracci? Ponte Decimo, secondo me, anche il Bogliasco, che sono ancora lì dietro, visto che è sano. Pompera anche, adesso domenica andiamo lì e vediamo un po' com'è. È una bella lotta. Noi ringraziamo Matteo Scala, Giampaolo Pastorino, Francesco Mortola, Gianluca Bracci, la nostra ragazza. Se avete sapere qualche notizia di più per quanto riguarda come fare con la clausola compromissoria, mandate una mail a info@diretantissimo.tv e noi vi esaudiremo i vostri progetti. Allora con Giorgia ci rivedremo domenica prossima, anzi no, perché va via. Questa puntata la potete vedere. Abbiamo scoperto perché si chiama Giorgia Pacchi. Giorgia Pacchi, gira Pacchi anche domenica prossima. Noi ci rivediamo domani in replica alle 8 del mattino. Se vuole la replica di questa puntata la potete vedere anche su Teleliguria a partire dalle ore 20:45. Con questo è tutto e buon proseguimento di serata con i programmi di Telegenova.
in collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593001 oppure 393 444 6444.